Allora, questo è il primo pennello. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, faccio questo video speciale, cioè video di ringraziamento in bilingue, italiano e spagnolo, motorini. Pubblico è italiano e spagnolo, quindi è giusto. Primo pennello è sottile.
Este pincel tiene el mismo color de mis uñas. Linda. Comunque, questo video speciale in realtà è la seconda volta che lo registro perché e vi spiego pure il perché. Perché l'avevo registrato. Ora sono ieri sera, solo che erano le 2 passate. Il sonno per me è veramente una cosa sacra ed io avevo sonno, ma tanto, tanto, tanto sonno. E quindi, che è successo? Che iniziavo a non connettere, ve lo giuro, non connettevo. E così avevo momenti di lucidità. E mi rendevo conto che dicevo cose senza senso. E quindi quel video l'ho dovuto eliminare, raga. Non si poteva guardare. Cioè, era una delle peggio trashate. Non andava bene nemmeno nei bloopers. Non so se rendo l'idea. Il mio pennello e prendo questo viola molto carino, molto fashion. Questo qui ho detto che ora l'ho detto in spagnolo che questo video non so quanto durerà, avevo intenzione di farlo durare 20 minuti, però non lo so, ora vediamo un po' se dipende un po' quanto mi faccio prendere dalla mano perché il microfono è girato da questa parte di non vedo i minuti. Quindi non lo so quanto sta registrando, considerando che prima mi sono dovuta prendere una pausa. Wow. Comunque non vorrei dire, ma questo microfono non dovrebbe catturare molto, ma c'è gente che sta urlando. Ragazzini che stanno urlando all'una di notte. Wow. Questo pennello, ah, questi sono sempre pennelli scrausi dei cinesi. Io questi ovviamente non li uso per dipingere perché no, non si possono usare per dipingere. Lo spiegai pure nel video del mic brushing in italiano. Però per fare i video sono buoni.
Cioè, oddio, ti lasciano peli sul coso qua, però va bene. Fanno un bel suono. D'altronde anche questo c'ha una bella storia. Non è spennato, non è calvo come gli altri, però mi ha fatto i danni questo qui. L'ho usato pochissimo perché mi ha fatto veramente danni. Cioè, per attiva mi ha rovinato sfondi di disegni. Così l'ho abbandonato dopo i primi utilizzi. Questo è il primo video, i primi video erano in soft perché è il tono di voce subito che mi viene. Più del whispering, cioè per me il mio tono di voce dell'ASMR è il soft spoken. L'inaudible proprio non mi entra, però voglio provarlo proprio in questo video speciale. Così se faccio un epic fail mi perdonate, suppongo. Cioè, lo adoro, lo amo, es mi vida. También el whispering me encanta.
In realtà questo video speciale ha proprio di speciale di essere un extra. Cioè, il giorno di caricamento è lo stesso, però è veramente un extra per chi non era nei programmi. Infatti oggi dovevo uscire un altro video che probabilmente vedrete domani. In realtà non so nemmeno come è uscito quel video perché l'ho registrato giorni fa. Quando farò l'editing vedrò proprio le sorprese. Il tapping così veloce è stupendo. Mi reincanta il tapping così. E poi mi sogna son bastante largas y pueden hacer un buen tapping, creo. Y el sonido sobre el celu es genial. Hoy tengo todo azul. Mira. No lo hice a propósito, ¿eh? Ah, díganme si... Díganme... Dime si te ha gustado el inaudible. Para mí es importante saberlo. Si te gustó. Ok, si no te gustó... Non sia un problema per voi andare da una lingua all'altra, comunque sia, spero di no. Questo è il mio quaderno, come ho detto, tutto blu, e è il mio quaderno di francese. Perché sto studiando francese, questa volta tutti i giorni, davvero, molto molto assiduamente. Anche se... sto trovando un po' di difficoltà, no, col francese, ma bensì a memorizzare un po' le parole in generale, perché mi capita. Allora, io quando, avendo una passione per le lingue, quando studio una lingua mi immergo talmente tanto che inizio a parlare nella lingua in cui che sto studiando. E oggi mi è capitata una cosa che mi ha lasciato un po' senza parole in senso negativo, perché dopo aver fatto la mia lezioncina di francese ho ascoltato canzoni francesi e quindi il mio mood proprio di testa era nella Francia, ecco, francese, francese, cioè parlavo francese. E all'improvviso, questa è una cosa che faccio sempre. Tipo leggo, mi viene in mente una frase
La stavo dicendo in francese, poi mi sono detta, allora, vediamo, traduciamola in spagnolo, il testo a me. Madonna, non mi riusciva parlare spagnolo. Cioè, attimi di panico, mi sono detta, no, 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 non è possibile perché non mi veniva nemmeno in italiano la frase. Cioè, talmente che mi ero immersa. Allora mi sono detta, no, 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 aspetta. Basta. Quindi secondo me devo fare le cose leggermente con un po' più calma. Leggermente, perché sì, mi piace studiare il francese, però perché è una lingua che ho sempre amato, però sinceramente l'italiano e lo spagnolo sono due lingue che amo e per me sono più importanti delle altre lingue, quindi devo fare le cose leggermente con più calma. Un poco, perché io faccio tutti i giorni, ho delle lezioncine con un programma programmate, solo che io ogni giorno strafaccio, nel senso la lezioncina di 15 minuti, io ne faccio sempre mezz'ora o anche di più a volte, perché mi faccio prendere la mano, perché voglio imparare, imparare, imparare. Quindi, este es mi cuaderno de francés, porque estoy estudiando francés. Y lo estudio todos los días, siempre. Pero hoy me ha pasado una cosa, que no me gustó para nada. Y es que cuando estudio un idioma, yo tengo una pasión por los idiomas, ¿no? Y cuando estudio un idioma, escucho canciones, yo, esta es una cosa que siempre dije, ¿no? Siempre digo, escucho canciones y hago todo en el idioma que estudio. Y me pasa que hoy, después de mi clase de francés que estudio, también ese idioma estudio sola. Después de esa clase escuché canciones en francés y me pasó que estaba traduciendo en mi cabeza una frase en francés y quería traducirla también en español y no me salía la traducción en español. Y dije, oye, no, ¿qué? ¿Qué? No existe, así que he entendido que tengo que hacer cosas con cuidado, más calma, calma, porque si mi clase a diario es de 15 minutos, yo siempre hago más y más y más porque me gusta aprender idiomas, pero porque es lindo aprender idiomas, pero para mí el francés es lindo, ¿ok? Me gusta, me encanta. Pero para mí el italiano y el español son lo máximo y son los dos idiomas que quiero hablar más que todo. Así que cuidado, Elvi. Bueno, este es mi lindo cuadernito chiquito y tengo varias cosas aquí escritas. Sono segnate le varie lezioni, vedete? I saluti. Ammetto che mi piacerebbe fare un video dove parlo in francese, tuttavia. Cioè, mi piacerebbe un casino, in realtà davvero mi piacerebbe troppo. Però, siccome lo sto ancora imparando per bene, non sono in grado di fare discorsi come li faccio in spagnolo, no? Non ne sono in grado. So fare delle frasi semplici, delle piccole frasi, dei piccoli discorsi, però dei discorsi lunghi no. Con calma, 15 minuti al giorno, belli, calmi, li posso
posso fare. Devo ricordarmi però di non strafare. L'ultimo tapping lo vado a fare su degli acquerelli. Gli acquerelli stupendissimamente stupendi. Allora, oddio, anche questo è blu. Giuro, non l'ho fatto apposta, ve lo giuro. Anche questo è blu. Assurdo. Allora, questi sono degli acquerelli. È uno dei regali del mio compleanno e diciamo che la maggior parte dei regali del mio compleanno sono stati tema artistico. E questo è uno di quelli. E era un set di acquerelli che volevo già da un po' di tempo. Felice. Questi sono della Winsor & Newton Cotton Watercolors ed è la confezione più grande, è da 45 godette. Stupendo. Bueno, este son acuarelas y es uno de los regalos de mi cumpleaños. Y están muy, muy, muy buenos. Los adoro. Non so se ve l'ho mai detto, ma la mia tecnica preferita di colore è sono per l'appunto l'acquarelli. Qualcuno sta parlando di me.
Cover Colors. Este es mi técnica favorita de coloración, de color. Hazme saber en los comentarios cuál ha sido tu tapping favorito, si en el sobre el celu, en mi cuadernito o este. Tengo sueño. ¿Y tú? Tardi, mi devo ancora struccare. E io il trucco sugli occhi. Mini, cioè non per quanto riguarda il video, mi faccio le sessioni di ASMR da sola. Al escuchar así, el tapping parece la lluvia que cae sobre la ventana. O es así, o soy yo que tengo una fantasía rara. Así me parece, pero. O no, sembra questo tapping, sembra la pioggia che cade sulla finestra. Allora, voglio dire un'ultima cosa prima che finisco il video. In uno dei commenti, degli ultimi commenti, non lo so, comunque ho letto, cioè mi è stato detto, Elmo, porti le lenti colorate, perché se non è così hai degli occhi molto scuri. Ovviamente non porto le lenti colorate, sono i miei occhi ad essere così grandi e scuri. E devo dire che nel corso della mia vita ho sempre avuto una, cioè in tutti gli anni, delle piccole cose riguardo ai miei occhi, tra cui il mio tapping. A volte mi è stato detto che... che sembra che non ho la pupilla per via dei miei occhi troppo scuri, perché sono un marrone scuro tendente al nero e la pupilla non risalta.
cioè, basta che mi guardate, non si vede. Se sto così, la bambina non si vede. Questa è una cosa che mi fa ridere perché in tutti gli anni della mia vita mi è sempre stato detto qualcosa riguardo i miei occhi. O che sono grandi, cioè, ovviamente non detto in senso negativo, mi hanno sempre fatto dei complimenti per quanto riguarda gli occhi grandi. Gli occhi grandi, ho gli occhi scuri, sembra caffè. Addirittura fantasie più svariate. Sembrano le olive di Gaeta. La mia maestra aveva molta fantasia, devo dire. Dice che nel suo ultimo commentario si è leído che mi hanno detto che mis ojos son muy muy oscuros y se creían que llevaba lentes, se dice. Bueno, espero me has entendido, pero no llevo lentes y son mis ojos así así oscuros, así negros, que pero no son negros, son marrón, casi negros, y son muy intensos y siempre me lo dicen, siempre. Ay, pero qué ojos grandes. Ay, pero qué ojos negros. Desde que era chiquitita. Bueno, ese video se acaba. Y de nuevo, gracias. Video è finito. Io voglio bene veramente, ragazzi. Bacione a tutti. Altro che 20 minuti, non so questo video quanto è durato. Oh my god, oh my gosh. Besito.